Benvenuti in Belgio, siamo a Spa-Francorchamps, tappa del 12° round del campionato di Formula 1 by Formula Nation. Siamo con la Red Bull RB13 di Simone Casciaro. Andiamo a illustrare questo magnifico tracciato: terza, quarta, quinta, sesta e fino alla settima marcia per arrivare alla source con il DRS attivo. Prima zona in cui si può attivare, si stacca gli 80 metri per la source. Terza marcia, si può usare tutta la pista, attenzione però alla trazione. Quarta, quinta, sesta, settima e ottava, tutte le marce in discesa verso l'orologio di Lyon. Sinistra, destra, sinistra, la curva più bella di tutto il campionato mondiale di Formula 1 si fa in pieno. È una curva ormai diventata abbastanza facile, non sul bagnato. DRS che si apre anche sul rettilineo di Kemmel, punto di sorpasso privilegiato per i piloti, punte di 320 km/h, si va a staccare 100 metri destra-sinistra per Lecombe, poi si esce dalla sezione di chicane con la destra sempre di Lecombe per arrivare in una curva molto difficile. Bruxelles si frena in discesa, infatti si va spesso al bloccaggio perché la ruota anteriore destra si scarica, perde appoggio. Poi curva 9, sinistra molto lunga, più o meno a 90 gradi, poi si arriva in un rettilineo che porta al Puon, curva che quest'anno in qualifica si affronta in pieno, non in gara, soprattutto nei primi giri, però in qualifica sì. Ottava marcia nel curvone a sinistra 180 gradi, poi si arriva alle curve campus destra-sinistra in quinta marcia. La macchina deve essere molto precisa in inserimento curva, non deve perdere il posteriore in uscita, si può sfruttare anche un po' di tappetino sintetico. Poi si arriva a Stavelot, finisce il secondo settore, inizia il terzo, destra ancora per la curva Paul Frère e poi lungo rettilineo che piega prima a destra e poi a sinistra per Blanchimont, la curva che si affronta in pieno dove il sorpasso, a meno che non ti chiami Max Verstappen, è abbastanza difficile, quasi impossibile. Dopo Blanchimont, altro piccolo allungo che porta alla bassa stop, si stacca ai 100 metri. Destra-sinistra si prendono in pieno i cordoli, una chicane che è cambiata, si è ammorbidita nel corso degli anni. Si riapre il DRS e questo è il circuito di Spa-Francorchamps. Ci vediamo questa sera in diretta con Formula Nation.